Allora, benvenuti a questo quinto incontro sulla texturizzazione con gli Sculpted e useremo Almsalgar con Blender 2.61. Quello che vogliamo ottenere è una texture simile a questa che vedete qui sulla destra, dove vedete che abbiamo messo tre immagini, quindi in questo caso tre rose. Vedete, questa è una rosa, si vede abbastanza chiaramente, questa un po' di meno, la seconda rosa, e questa una terza rosa che abbiamo mappato dentro una specie di scodella. Vediamo un po' la scodella com'è, eccola qua, la scodella è questa, vedete che abbiamo messo questa parte, questa rosa qua. Se andiamo a vedere dietro sul retro, vediamo la seconda rosa che è questa, e se andiamo dall'alto vediamo che c'è una specie di cuore di rose, e questo cuore di rose è questo, il pezzo un pochino più complicato che viene espresso da qua. Come vedete non è proprio banale compilare una texture, costruire una texture per uno Sculpted di Second Life. Quindi adesso vedremo un po' come fare. Come vedete cominciamo con Blender 2.61, questo perché voglio usare il plugin che si chiama Almsalgar, che vi ho già insegnato in una delle puntate precedenti. Andiamo qui, cancelliamo il nostro cubo e poi accertiamoci, partiamo con un cilindro, ma un cilindro di quelli UV Shape del nostro plugin. Quindi cilindro, eccolo qua, abbiamo il cilindro. Ora questo cilindro qua cercheremo di modellarlo in modo tale da fare una sorta di tazza. Per farlo ci avviciniamo, andiamo in Edit Mode, usiamo la selezione degli Edge Loop, quindi facciamo così, selezioniamo tutto, facciamo la scalatura S0, tasto sinistro del mouse. Lo infiliamo un po' verso l'interno, poi cerchiamo di foderarlo un pochino facendo una specie di centro della coppa appena appena un po' credibile. Allarghiamo la coppa e poi chiudiamo anche il fondo. Ok, diciamo che questo può essere la nostra specie di coppetta, dove ci metteremo le nostre rose varie. Ora una cosa, prima di andare avanti nella UV mapping, volevo solo farvi notare che questo oggetto ha due zone che sono particolarmente critiche, che sono i poli. Quindi abbiamo il polo di sopra, questo, e il polo di sotto, questo. Allora, tutte le texture che vengono fatte su questi poli sono tendenzialmente difettate, quindi bisognerà fare in modo tale da fare attenzione a tutto ciò che compare lì sopra. Prima di andare avanti nella texturizzazione, però, andiamo aggiungendo con il nostro plugin, in realtà quello che viene aggiunto è un oggetto che ha il modificatore di subsurf, che è quello che lo rende un po' tutto tondeggiante. Quindi noi, essendo in object mode, cerchiamo di applicare, anzi magari prima di farlo, sempre in edit mode, ricordiamoci di fare lo smooth di tutto. Quindi facciamo lo smooth che lo rende sicuramente un pochino più morbido ancora. E poi in Object Mode applichiamo la trasformazione. Quindi tornando in Edit Mode vedete che sono state aggiunte molte più Edge Loop. Allora abbiamo detto che molti difetti compaiono attorno al punto centrale. Un modo per ridurre questi difetti è quello di selezionare l'Edge Loop immediatamente successivo e di cercare di renderlo abbastanza piccolo in maniera tale da mascherare un po', ecco, facciamolo molto piccolo ma non nulla, in modo tale che le eventuali imperfezioni vengano concentrate su questo spicchio. Ok, allora sotto in realtà non è particolarmente importante operare, quindi questo sarà il nostro oggetto di partenza. Ok, allora adesso che abbiamo la nostra pseudo tazzina,
Generiamo, come sappiamo, la sculpted map con AlpSalgar, con il nostro plugin. Come vedete, ho preso il triangolino, l'ho spostato per ottenere una copia, una nuova finestra copia di quella in cui ero, e qui vado in UV Image Editor. E a questo punto posso tranquillamente premere Image e fare la Bake Sculpted Map. Oppure da qua fare il Bake Sculpted Map da qua. In realtà qui lo funzionerebbe se fossi in Edit Mode, qua invece funziona quando sono in Object Mode. Quindi se noi facciamo Bake Sculpted Maps, mi chiede questa conferma, facciamo ok. E mi viene generata una Baked Sculpted Map che posso vedere da destra, così. Eccola qua la nostra Sculpted Map. Questa Sculpted Map posso fare un Save as Image e la salviamo in modalità magari targa. Quindi facendo in questo modo abbiamo salvato la nostra Baked Sculpted Map. Ok, allora questa è la parte di generazione della UV Map. È una parte abbastanza delicata perché a seconda di quale sequenza usate potete o meno non trovarvi con l'immagine a risoluzione giusta. Quindi la cosa più semplice che ho trovato è quella di allargare la UV map in modo tale da vedere delle informazioni qua che ci saranno preziose. Dopodiché andiamo, questo tipo di operazione le facciamo in Edit Mode, quindi qua andiamo in Edit Mode. Mentre siamo in Edit Mode andiamo su qua, dove c'è scritto Object Data, vediamo che abbiamo la UV Map dello Sculpt di base e noi ci agganciamo una UV Map che si chiama UV Map, che è quella su cui andremo a operare, quella ad alta risoluzione. Questa è a bassa risoluzione, questa è ad alta risoluzione. Quindi mentre abbiamo selezionato in Edit Mode la UV Map nuova, cominciamo a crearci una immagine nuova che sarà alta risoluzione. Questa, vedete, la chiamiamo UV Map 1024-1024, togliamo l'alfa. Allora, adesso non la vediamo, ma è presente nel nostro elenco di immagini. Qui, oltre al cilindro, c'è la UV Map. Noi possiamo, allora, mentre siamo sul cilindro, possiamo essere qua e selezionare tutti i vertici, vedete? E a questo punto vedete che però mi fa vedere ancora la mappa vecchia, quella del cilindro. Quindi noi dobbiamo posizionarci sulla nostra UV Map. Ok, perfetto, vedete che adesso, visto che la risoluzione della mappa è 1024, devo rimpicciolirla con il mouse, con la rotellina del mouse, vedete che quindi queste qui sono 1024x1024. Per vedere la differenza fra questa mappa e l'altra mappa, vedete che è molto più piccola, e questo vi dà l'idea che abbiamo due mappe uguali, quindi la mappa dello Sculpt, che è questa, e la mappa questa su cui andremo a dipingere, che è più grossa, però vedete che è la stessa griglia e la stessa struttura. Il nostro scopo successivo sarà quello di riuscire a manipolare questa struttura della UV Map in modo tale da poterci disegnare sopra dei pezzi di rosa. Ok, ora che abbiamo questa mappa grossa, vedete, per sapere che è effettivamente 1024, apriamo e vediamo che ci dice 1024x1024. Perfetto. Allora, a questo punto dobbiamo cominciare a testurizzare solo la parte, diciamo, la parte vista dal di sopra della nostra coppa. Deselezioniamo tutto e proviamo a selezionare solo la parte dall'alto della nostra coppa. Vedete che qui in cima compaiono i poli, che vedete che non sono selezionati, e questo è un problema. Quindi noi ci avviciniamo, selezioniamo le facce e cerchiamo con C di selezionare anche le parti centrali. Perfetto, così abbiamo Esc. Allora, questa qui siamo sicuri che sta selezionando tutta la coppa vista dall'alto. Noi però dobbiamo vederla proprio con questa forma circolare. Quindi cosa facciamo? Facciamo U e facciamo un bel Project From View. Project From View, vedete che prende la forma della nostra coppa e ce la riporta sulla nostra immagine. Qui facciamo tasto destro L, ci prendiamo questa parte qua e la mettiamo a latere, quindi la
ce la salviamo, perché adesso dobbiamo mappare la parte frontale, le due parti frontali e la parte del retro. Quindi prendiamo di fronte questo nostro oggetto, 5 per vederlo bene, e qui deselezioniamo tutto e riselezioniamo solo la parte che non era stata selezionata prima, quindi questa parte qua. Eccola qua. Vedete che in realtà qui ci sono dei pezzi che non sono stati selezionati, quindi dobbiamo andare a terminare di selezionarli a mano. Infatti sono qua. Quindi andiamo col pennello, ci avviciniamo e cerchiamo di selezionare i pezzi mancanti. Ok, direi che visto che abbiamo selezionato tutto il quadrato, abbiamo selezionato tutto quello che ci interessava. Rivediamo ESC frontalmente e produciamo il nostro U Project From View che ci fa vedere praticamente la parte, questa qui frontale. Facciamo L e questo ce lo portiamo in basso. Ora facciamo ancora CTRL 1 per vederlo dal retro e vediamo di selezionare questa volta qua, selezioniamo la parte di dietro, però facciamo A per deselezionare perché era ancora selezionato quel pezzo, altrimenti succede una confusione. Ci selezioniamo questa parte, vedete che anche qua abbiamo alcune cose da rifinire, quindi andiamo dietro. Col C ci selezioniamo le ulteriori parti mancanti. Ok, direi che abbiamo selezionato tutto. Facciamo di nuovo CTRL-ESC, CTRL-1 e qui a questo punto facciamo un ultimo U Project From View e abbiamo questa la parte di dietro. A questo punto se noi facciamo AA abbiamo le tre parti da cui è composto il nostro UVMWrap. Se abbiamo fatto tutto correttamente non dovrebbero comparire altre parti dei quadratini sciolti perché tutte le facce sono state mappate o in questa area, questa parte centrale in alto, o nella parte frontale che è questa, che magari riduciamo leggermente per renderla più o meno comparabile all'altra. A questo punto dobbiamo disporre, usando L, le parti della nostra unwrap in modo tale che coprano il più possibile, quindi facendo S, ecco, perché qual è il nostro obiettivo adesso? Sarà quello di usare un programma tipo Photoshop per inserire delle immagini dentro questa struttura. Quindi una volta che questa è la UV Map. Bene, allora siamo riusciti a fare due UV map, questa e l'altra. Possiamo vederle tutte e due, vedete questa UV map ha questo esploso, quindi questo modo di rappresentare le facce, e l'altra, Sculpti, se la selezioniamo, vedete è molto più piccola, ma in realtà se la ingrandiamo vedete che c'ha il reticolo tipico delle UV map, degli Sculpted. Quindi ora la cosa che dobbiamo fare, se vogliamo texturizzare questo oggetto, è quello di fare in modo tale che di avere un'immagine che in questo punto abbia un qualche cosa che andrà quindi a proiettarsi sulla parte di sopra. Sul fronte ci sarà un certo disegno e sul retro ce ne sarà un altro. Per fare questo, occorre usare un programma che permette di elaborare immagini. Però dobbiamo avere un punto di partenza, un layer, e lo otteniamo facendo un export UV layout. Quindi ci esportiamo qua, ecco, un PNG e questo PNG lo esportiamo come, diciamo, UV map di questa scodella, punto PNG. Vmap scodella, ok. Ora a questo punto dobbiamo trovare delle immagini da associare.
Quindi andiamo su internet e ci cerchiamo delle immagini di un certo tipo, insomma, tipo queste sono delle rose che vogliamo visualizzare. Per esempio, possiamo sceglierci vabbè, questo bocciolo, lo salviamo, Save Image As. Ok, per far vedere come testurizzare questa immagine multipla uso un paint.net che ha delle funzioni molto simili a Photoshop o a GIMP o altri. Rispetto a GIMP è leggermente più semplice da usare e comunque vediamo un attimo come riusciamo a operare. Quindi cominciamo a costruire una nuova immagine. Nuova immagine la facciamo 1024x1024 inizialmente. Ok, questa sarà la nostra immagine definitiva e poi su questa cominciamo a lavorare con i livelli, quindi aggiungiamo da file il livello che lo prendiamo da C. È messo da C, dove l'avevo salvato prima. Abbiamo UV Map Scodella e vedete che abbiamo aggiunto un livello proprio sopra lo sfondo bianco. Ora quello che dobbiamo fare è prendere le tre rose e piazzarle, sempre con la tecnica di livelli, in queste tre posizioni topiche. Quindi facciamo importo da file, andiamo qua e ci prendiamo la rosa 001, questa rosa qua. Poi questa già così andrebbe già quasi bene, nel senso che possiamo muoverla e metterla ad esempio qua. Poi proviamo dai livelli a importare dal file la rosa 002. Troviamola qua sotto, rosa 002. Vedete che questa immagine è molto grossa, quindi la restringiamo parecchio. E poi la spostiamo in modo tale da metterla nell'altra parte. Qui per fare in modo tale da vedere chiaramente l'UV Map e la scodella possiamo tirarcela su, ok, in modo tale che sia chiaro dove lo mettiamo. E poi prendiamo l'ultima, magari questa è ancora un pochino troppo grossa, la restringiamo, oh no, dunque torniamo alla nostra rosa che è questa. Questa e possiamo restringerla con questa tecnica. Ok, e la mettiamo qua, un pochino più piccola. Ci prendiamo ancora il terzo, importo da file rosa003.jpg. Questa qui è ancora un pochino tanto grossa, la restringiamo parecchio. Qui gli mettiamo di nuovo in cima l'UV Map, poi questa la prendiamo e la spostiamo qua in modo tale che sia centrata dall'alto. Altrimenti la riduciamo leggermente. Cerchiamo qui di fare in modo tale che al centro, dove c'è il polo famoso, ci sia sempre una zona abbastanza scura, perché eventuali difetti così vengono mascherati. Ora questa immagine deve essere rimessa a 1024, quindi facciamo image dimensione superficie, la rimettiamo a 1024, che è quella che volevamo in realtà. Ecco, dopodiché dobbiamo rendere invisibile la UV map, perché in realtà non ci interessa. Quindi togliamo l'UV map, eccola, e poi prendiamo file. Salviamo questa immagine e ce la mettiamo come UV map definitiva. Lo mettiamo sotto C, UV map con .net. La salviamo per esempio di tipo PNG, uvmap.net.png. Perfetto. Confermiamo, uniamo i livelli e
E adesso possiamo tornare al nostro qui. E qui dove avevamo la nostra UV map, cosa facciamo? Gli carichiamo, quindi facciamo una open image, andiamo sotto C e vediamo se troviamo la nostra uvmap.net. Eccola qua. Magari vediamo in ordine di tempo e vediamo che è proprio l'ultima. Ok, prendendo questa immagine, vedete che adesso corrisponde più o meno nei posti dove l'abbiamo vista. Questa, diciamo, sarebbe la parte, diciamo, tecnica per adattare un'immagine alla UV map. In realtà adesso vedremo che bisognerà ancora aggiungere per le mesh il materiale e l'immagine relativa. Quindi andiamo ancora qui dove abbiamo il materiale. Vedete che qui manca il materiale, questa volta lo aggiungiamo. E dentro il materiale a questo punto aggiungiamo una texture dove ci mettiamo una texture di tipo image or movie, gli diciamo che è una UV ed è associata alla UV map, cioè la seconda che abbiamo fatta, e gli carichiamo l'immagine, questa qui uvmap.net. Perfetto. Ora a questo punto in realtà avremmo fatto più o meno tutto per quanto riguarda le mesh. Per sapere se più o meno ci siamo, possiamo fare un F12 per fare una foto dell'oggetto e vediamo che sembra buono. In realtà sappiamo che possiamo anche vedere l'oggetto texturizzato approfittando della funzionalità display qua, in cui possiamo selezionare Textured Solid, ecco, e qui vedete che praticamente di fronte vediamo questo con Ctrl 1. Ctrl 1 del tastierino numerico. Ah no, siamo già a Ctrl 1, il back, quindi facciamo 1. Davanti vediamo la foto questa. Facendo 7, perdon, 7, abbiamo, vedete, c'è il centro che è tutto texturizzato in questo modo. Questo è più o meno tutto per le mesh. Ok, allora vediamo invece le cose in più da fare per poter fare il baking dell'immagine per gli sculpted. Allora, per fare questo mestiere occorre, quindi qui togliamo un attimo questa parte qua, così lo vediamo di nuovo un pochino così. Bisogna fare il baking. Allora, per fare il baking occorre capire che bisogna andare qui dove sono segnate le nostre UV map e bisogna comporre insieme quello che è la UV map, quindi facciamo la foto, quindi dobbiamo fotografare la UV map, ma comporla in modo tale da finire nella griglia dello sculpti. Quindi dobbiamo andare, vedete qui sullo sculpti. Dobbiamo aver selezionato lo sculpti e avere però messo l'indicazione di foto qua sulla UV map. In questo modo noi riusciamo fondamentalmente a poter prendere l'immagine e riassegnarla, ricomporla in modo tale che vada sullo sculpti. Lo sculpti qua comporrà un'immagine, adesso lo vedremo, che probabilmente sarà a bassa risoluzione da correggere. Comunque, per semplicità la facciamo. Quindi andiamo. Abbiamo visto che dobbiamo usare la macchina fotografica. Clicchiamo sulla macchina fotografica. Dobbiamo fare un baking, quindi andiamo su baking sotto. Facciamo il baking delle texture, questo. E a questo punto possiamo fare bake. E vedete che viene ottenuta effettivamente una texture che però ci risulta a bassa risoluzione. Perché? Perché ha fatto il baking sull'immagine dello sculpt che era 64x64. Per correggere questa impostazione possiamo modificare qua e dirgli, dunque qua in cima dell'immagine dovrebbe esserci la risoluzione. Dunque, allora abbiamo visto che l'immagine qui è a bassa risoluzione e non va bene, quindi per correggerla dobbiamo fare in modo tale da avere sempre con questa retinatura, che è quella dello sculpti, facciamo una nuova immagine, new image, lo chiamiamo UV map finale.
1024 per 1024, togliamo l'alfa perché non ci interessa la trasparenza. Vedete che facendo ok ci ha creato allora una retinatura, però su un'immagine molto più grossa, su cui a questo punto possiamo cercare di fare di nuovo il bake e vedete che a questo punto il bake viene riottenuto e viene riottenuto bene, diciamo, bene tra virgolette, perché vedete che abbiamo dei difetti. Allora, questi difetti qua, per risolverli occorre fare un piccolo trucco che consiste nell'andare, vedete qua, ha fatto i difetti qua in mezzo, qui dobbiamo selezionare tutti i vertici che sono, magari togliamo la dal display. Se ce la facciamo, allora facciamo così. Togliamo un attimo il disegno che ci disturba leggermente. Texture solid, ok, siamo qua. Dobbiamo selezionare tutti questi vertici. Quindi selezioniamo qua i vertici, facciamo A. Quindi vediamo anche lo sfondo per essere sicuri di selezionare solo i nostri vertici. Facciamo B, selezioniamo tutto questo insieme di vertici, che vedete che sono 32 centrali. E poi dobbiamo fare lo smoothing. Questo è solo un piccolo trucco per eliminare quel problema di prima. Quindi facciamo lo smooth dei vertex, dei vertices, e poi facciamo la stessa cosa, facciamo A, facciamo lo smoothing anche dell'altro polo. Quindi facciamo lo smooth dei vertici di sotto. Perfetto. Allora, una volta fatta questa operazione qua, possiamo ripetere la nostra operazione con la UV map finale. Quindi andiamo. Ecco, questa vedete che erano la mappa con i difetti. Se noi ripetiamo il baking avendo fatto lo smooth dei vertici. Ok, perfetto, vedete che abbiamo eliminato sostanzialmente i difetti e quindi abbiamo la texture finale. A questo punto possiamo fare image, save as image, e questa la salviamo come tazza V, cioè lezione quinta, UV map texturized final. .png, va bene. Ok, perfetto, e a questo punto siamo pronti poi per vedere il risultato su Second Life. Ok, ora abbiamo quasi finito. Proviamo a importare in Second Life le due immagini che abbiamo fatto, quindi image qua. Andiamo e ci importiamo la nostra TGA, che era la sculpted map, che è questa, lossless, tazza di lezione, chiamiamo sculpted. Facciamo dunque, se lo vediamo come sculpted, vedete che viene questa specie di tazzina. Facciamo upload. Perfetto. Dopodiché andiamo a prendere questo texture, che è questa, e la associamo, quindi creiamo uno sculpted, questo, lo facciamo di tipologia sculpted, ci mettiamo la nostra tazza, questo sculpted map, ok, facciamo lo stitching type cilindro, perché siamo partiti da quello, lo ingrandiamo un pocuccio. Aggiustiamo un pochino la cosa, ok? Perfetto, quindi questa è più o meno la tazzina che avevamo fatto sculpted. Adesso dobbiamo aggiungerci la famosa UV map, particolare rendering, il baking che abbiamo fatto. Quindi facciamo upload image anche qua e andiamo qua a scaricare l'ultima versione. Eccolo qua, texturize final, che è questa, la ricordate? Questa la facciamo l'upload. Coi suoi tempi, evidentemente. Eccola qua. E a questo punto possiamo associare nella texture, quindi questa, oppure
Ora mettiamo qua, ora mettiamo qua, dovrebbe essere lo stesso, quindi la trasciniamo direttamente sull'oggetto. E voilà! Siamo riusciti a vedere che lui ci ha ottenuto più o meno, adesso c'è qualche sbavatura, vedete, perché l'immagine non aveva lo sfondo completamente bianco, quindi eventualmente se lo fate voi cercate di avere lo sfondo bianco, ma comunque l'effetto si capisce, è venuto. Il retro è venuto e dall'alto è venuto e direi che è venuto anche abbastanza bene. Vedete che però la parte centrale, qua vicino ai poli, qualche difettino c'è. Questo genere di difetti, diciamo, con le mesh non compaiono e quindi questo è uno dei motivi. Oppure in qualche modo si può fare in modo tale che il polo venga nascosto, questa è un'altra tecnica. Però le basi strutturali per la texturizzazione multipla, direi che adesso dovreste avercele. Vi ringrazio molto, buona serata.